Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fred Torto in Store, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi, come tutti i mercoledì, siamo qua per parlare di Robocop, l'action figure in scala 1-3 targata di Agostini. Allora, siamo arrivati al numero 56, questo è il fascicolo. Come sempre troviamo informazioni sul film e tante curiosità. Qui troviamo tra l'altro la bambina del terzo film. Siamo arrivati al bacino parte 7 e base parte 3. Praticamente andiamo a saldare nell'ultima parte la base e andiamo ad attaccare la parte posteriore del bacino. E poi, come sempre, troviamo informazioni e curiosità sulla scienza e tecnologia in generale. Questi sono i componenti. Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare il montaggio. Allora, dobbiamo innanzitutto recuperare tutto il pezzo inferiore di Robocop. Questo è il pezzo che troviamo all'interno del numero 56, è plastica, e andiamo a collegarlo al pezzo che avevamo già montato nell'uscita precedente. Quindi abbiamo messo la parte dietro, adesso andiamo a metterci la parte davanti. E praticamente abbiamo creato la mutanda. Ok, una volta sistemato e fatto combaciare tutto, lo giriamo e andiamo ad inserire le viti. Ok, allora, una volta fatte le tre viti, questo è il bacino montato, quindi questa è la parte davanti. Bellissima, abbiamo ovviamente gli snodi, quindi tranquillamente. Ok, fatto ciò. Andiamo a recuperare questo pezzo che avevamo trovato nell'uscita precedente, che è un coprivite praticamente, quindi andiamo a metterlo qui, nella parte in alto. Quindi suppongo che poi ne avremmo altri due, uno da mettere qua e uno qua, però adesso abbiamo questo, quindi lo inseriamo qua e spingiamo. E voilà. E questo è il risultato finale. Ok, poi recuperiamo la basetta già montata in precedenza. Avevamo lasciato questo spazio vuoto, quindi qui avevamo messo 1, 2 e 3 avvitati e c'era rimasto questo qua vuoto. Quindi prendiamo quello che abbiamo trovato in questo numero, lo andiamo a appoggiare qui in questo modo. E poi avvitiamo le due viti, una qui e una qui, come abbiamo fatto con questi qua. Ok, questo è il risultato finale, quindi abbiamo praticamente fermato tutti e quattro i punti. Qui si muove ancora un po' la basetta, sia qui che qui all'estremità, ma vedendo come sono fatte queste due alette, secondo me, andranno sigillate con un pezzetto, sia qua che qua. Magari ci sarà una cerniera, non lo so. Comunque questo, al momento, è il risultato finale. Perfetto, un altro video montaggio termina qui. Io vi ringrazio come sempre di averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un like o un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video e con Robocop al prossimo mercoledì. Grazie mille e ciao a tutti!